graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano. Come basta prenderla per la mano, scusa, Non sono mica più tutte così docili come la ragazza di Via del Campo. Qualcuno ha la mano, non se la lascia neanche sfiorare, vuol decidere lei a chi darla. La mano, naturalmente. Beh, certo, qualcuno potrebbe anche dire, la chitarra è mia? No, mica questa, L'altra. Sì, insomma, metafore, modi di dire. Appena scese alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa dentro nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. Teresa avea tra l'erbetta a volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta giuliva stringendola viva gridava distesa: l'ho presa! L'ho presa! Cosa? Quale biglietto? Ah, questo! Adesso questo è il biglietto della mia amica Claudine. E te l'avevo detto che dovevamo andare alla tè della baronessa di Garnier, no? Ah, non te l'avevo detto? Insomma, fatto sta che Claudine, appunto, ha avuto un contrattempo e così mi ha scritto questo biglietto. Ah, non mi credi? Un rapporto profondissimo, serio, puro, solidissimo. Era un grande matrimonio, anche senza patrimonio. Due bambini, una casetta, una linda scatoletta per due cuori. Tutto il mondo va in cerca d'amore e non sa che l'amore non c'è, e se c'è dura un attimo solo e perciò ha bisogno di me. Tutto il mondo va in cerca d'amore e non sa che l'amore non c'è, e se c'è dura un attimo solo e perciò ha bisogno di me. Donna da macerie, prostituta miserabile, sporca, disgustosa, la si trova dietro i resti di edifici in rovina. Incalza l'uomo, gli si getta addosso e si aggrappa a lui sporcandolo, finché, poveretto, non ha ceduto alle sue provocazioni. Donna d'appuntamenti. Ella sta davanti alla porta di una casa elegante. L'aspetto della fanciulla è decente, il suo linguaggio riservato ed educato, e questo fa sì che non la distinguiamo affatto dalla donna onesta. E come noi? Ma di chi è la colpa? La responsabilità. Dimmelo te, perché io non so nessuno e te, te sei il re dei re. Mi so presa una toppa, mi so fatta un quartino, ammazza che toppa, Annina, Roscetta, Modesta, lasciatemi fa. Am vedi le foglie, am vedi la luna, am vedi le case, e chi l'ha mai viste con st'occhi mi vie da cantare. Lasciami perde e vada un'altra, stasera cocco, niente da fa,
E poi so vecchia, c'ho 30 anni, ermono ancora l'ho da guardare. Potete risparmiarvi di farmi delle domande, signor commissario. So già che cosa volete da me. 16 anni mi trovai sul mercato dell'amore e assai presto ho imparato se ci sono guai, sei nel gioco ormai, ma alla fine te la caverai. In fondo sono anch'io un essere umano, no? Grazie a Dio tutto passa in fretta, anche l'amore che ci riscaldò, dov'è il pianto e tutto il resto, dov'è la neve del tempo che fu. Ziotti ce l'hanno tanto con noi. L'amore è illegale, ma l'odio no. In che razza di mondo viviamo? Puoi odiare chiunque, in qualsiasi parte del mondo, dovunque, ma se cerchi un po' di tenerezza, un po' di calore, sì, insomma, un po' di amore, devi nasconderti in un alberghetto oscuro come se fossi un criminale. Come sarebbe dire che questo non lo chiami amore? Oh, senti, per cortesia, non parlare come un piccolo borghese. No, sono decisa, papà. Sono proprio decisa. Guarda, adesso parli come tu mai parla. Da un po' di te mi pare di aver diventato un'altra tusa. Io non so, mi sembra di averci un sasso al posto del cuore. No, lasciami parlare. Voglio dirti tutto prima di andar via. Che scrutava la miseria nella misera pensione. Ti sei fatta una signora, Ridi, la vita impazza. Il denaro del tuo merlo e lo bevi nella tazza, da tranquilla parassita di perfetta digestione. Ti sci del vaso, mi gioco il vaso. Ti sei scappata, mi punti il cappello, mi si arrivato. No, scusa se faccio, ma bella sono io. Camminiamo sempre insieme. Ma tu con gli oriundi, camminavamo sempre insieme. Più di volte la gente la passava, la me guardava, la diceva. Tutte le volte che la gente passava, guardava, diceva. Ma quello io, guarda quello di quello. E già con il franca la scuola. Ma non è così, mi è la pelle. E già deve essere un po' pistola. Un pistola, un alloco, come dite voi? Coglione! Altro che gli ulti calici, guarda qui come sto... Mi avete riconosciuta, no? Sono Violetta Valerie, la signora delle camelle. Ma sì, insomma, la Traviata. Traviata, la prostituta più nota, la più celebre, l'emblema del piacere. Per me ha scritto drammi e opere, Il Verdi mi ha resa immortale.
Signora Violetta! Signora Violetta! Cosa c'è, Annina, dimmi? Non vedi che ci stai disturbando? Stiamo parlando? Siamo sulla scena, io e la pianista. Sì, lo vedo benissimo. Senta, go comprai i fiori. Sempre camelie. Ma per forza? Se sei la dama delle camelie, non potevo mica comprarle un vaso di gerani. Ma l'amore, ah, l'amore, ma l'amore, ma l'amore, che cos'è? È un tremendo batticuore, è il massimo del massimo per me. L'altro giorno il gasista, uno sfrontato, ha bussato alla mia porta, ha detto: ah, se sapesse come l'ho rimproverato. Poi mi son buttata nuda sul sofà. Ah, l'amore, ah, l'amore, ma l'amore, ma l'amore, che cos'è? È un tremendo batticuore, è il massimo del massimo per me. Si sente un artista. Pronto. Onorevole, ma che piacere sentirla. Quando ci viene a trovare? Mercoledì sera, sconsiglierei. E abbiamo l'ispezione dell'ufficio di igiene. Giovedì? Oh, ma benissimo. Ha veramente quell'ora la Igle è impegnata con l'onorevole Beretta. No, la prego, non si alteri, no, lo so. Ma lo so che è un suo avversario politico, ma guardi, era un appuntamento preso ancora la settimana scorsa. E poi se per questo la Egle non prende nessuna posizione, in politica naturalmente.